Ciao ragazzi, bentornati. Bene, Silver Immobile lancia ancora il raddoppio, le sue flash con il raddoppio giga, ma questa volta ancora più interessanti, super mega tariffe con prezzi molto molto aggressivi. Ma prima vi ricordo like, iscrizioni e campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, tutti i social. Per contattarmi sotto ti rispondo sempre tutti i link Amazon per sostenere il canale. Saluto sempre l'utente che per primo ha commentato, ma è un dovere. Salvo Gamer 91, ciao e super saluto al prossimo utente più rapido. Allora, Vero Immobile, leader insieme a altre due compagnie del virtuale, degli operatori mobili virtuali, sicuramente nei primi due o tre posti oramai da anni, con tariffe sempre convenienti, sempre fresche, flash idee, insomma commercialmente valide. Veri è veramente un grande operatore virtuale, ottimo, uno dei primi, sicuramente uno dei preferiti. E lavora molto bene, quindi complimenti vanno sempre fatti, perché comunque ha innovato molto nel mercato degli operatori virtuali, soprattutto con, adesso ci aspettiamo il 5G, me lo chiedete in tanti, il 5G Kena lo sta per lanciare, Vero Immobile e Copvoce sono lì, quindi ragazzi oramai entro il 2024 tutti avranno praticamente il 5G, è questione solo di settimane, può essere domani, può essere tra un mese, tra due, sicuramente massimo inizio del prossimo anno, comunque tutti si allineeranno i mancanti al 5G, quindi anche pensato che una volta speravamo che il virtuale avesse il 5G, no? Era lì che si sperava, quando esce il primo virtuale col 5G, adesso ce l'abbiamo già 8 che ce l'hanno e vogliamo tutto, no? Un attimo, arriva sicuramente, è chiaro che Veri pesa, cioè Veri col 5G è un plus, è l'operatore leader insieme ad altri due con Copvoce anche, si vuole avere il 5G chiaramente, ma sicuramente Veri ci accontenterà, non tarderà a farlo. Allora ragazzi, queste tariffe come funzionano? Abbiamo tariffe da 9,99 al posto dei 220 giga, 440 giga minuti SMS, quelle da 7,99 che anche lì raddoppiano i giga, quella da 5,99 che raddoppia i giga, insomma partiamo da 150 giga al posto dei 75, anche di quella basic da 5,99, insomma tutte le tariffe, anche quelle dati, vengono raddoppiate, quindi molti molti più giga per tutti. La cosa interessante secondo me, molto, anche non solo chiaramente a 9,99 440 giga è molto interessante, anche se sono offerte a tempo flash che poi non sono magari per sempre, però avere anche per un periodo di tempo un raddoppio di giga è una cosa importante, è comunque molto molto performante. Ripetiamo che anche la tariffa di base da 220 giga a 9,99 che sono pochi, cioè sempre una tariffa forte, aggressiva e comunque ben impostata, e poi quando raddoppia ovviamente diventa irresistibile da quel punto di vista. Invece le tariffe dati, le tariffe dati molto molto bene, perché abbiamo la tariffa addirittura, quella da 500 giga va un tera, quindi 15,99 al mese al posto che 500 giga 1000 giga, quindi un tera è una cosa praticamente illimitata, a 15,99 si può avere praticamente l'internet, possiamo dire illimitato, un terabyte veramente tanto, o comunque quasi illimitato, e anche l'altra comunque va a raddoppiare, diventano ben 600 giga, quindi anche lì abbiamo comunque tariffe che vanno dai 600 giga al terabyte da 13 a 16 euro, quindi col raddoppio, soprattutto sulle tariffe dati, col raddoppio c'è la possibilità di avere tanti tanti giga in più a un prezzo comunque che diciamo è nella... un prezzo che non è nella media, è ben oltre la media, nel senso che non che è in su, che è nella media dei prezzi competitivi, questo volevo dire, quindi molto competitivo. Qualcuno potrà dire ci sono delle opzioni, è vero, con i giga illimitati a 6-8 euro, però attenzione, lì bisogna essere già clienti. Qui arriva qualcuno, vuole fare una SIM nuova, perfetto, 13,99 o 16,99, un terabyte 600 giga, invece in alcuni operatori giustamente si è già clienti, gli si viene proposta anche la tariffa illimitata magari a 7 euro 8 euro, si risparmiano 5-6 euro, ma bisogna essere già clienti. Qui invece si può attivare una SIM nuda e cruda nuova con queste tariffe da 600 o da un terabyte, quindi parliamo comunque di 1000 giga 15,99 che se la vuoi fare la puoi fare. E quindi anche questo discorso qua secondo me è molto molto interessante. Le differenze non sono poche, perché comunque il poterla fare, già il poterla fare di base, perché comunque non tutti gli operatori permettono di fare tariffe da 500-600 giga di base così su numeri nuovi, ma bisogna essere praticamente già clienti, questo è una condizione diciamo, e quindi questo ci comunque compete sicuramente una cosa molto appetibile, no? La possibilità di avere questo raddoppio di giga sulle tariffe dati.
da non sottovalutare anche il raddoppio di giga comunque sui minuti di SMS, perché comunque pensate voi 440 giga 999 con dentro anche le chiamate di SMS, beh, insomma, veramente è tanta roba, anche perché ci permette di avere una tariffa comunque molto forte. Avere 440 giga, quindi poter usare un internet, uno spot, non dico illimitato, ma quasi, nel senso da usare in casa e fuori, forte, anche da utilizzare l'hotspot del telefono come router, quindi poter utilizzare anche per streaming, eccetera, comunque il nostro internet, e poi avere anche le chiamate di SMS agganciate, cioè è un plus ancora di più. Se vogliamo invece la SIM da mettere nel router, da usare proprio come internet, allora andiamo su quella, però a 999, 440 giga, secondo me molto, molto, molto bene. La concorrenza non sta sicuramente a guardare, si sta cercando di muovere in tutte le direzioni, attivando il 5G, attivando tariffe nuove. Diciamo che non è un momento in cui escono tantissime tariffe, non è un momento in cui gli operatori tendono a fare 200.000 tariffe alla settimana. No, se vediamo questa operazione di Veri, non è la prima volta che viene fatta, ha il suo blocco di tariffe che ormai vanno avanti da mesi. Mette il raddoppio, esce il raddoppio, mette una flash con 1 euro in più, 1 euro in meno, cioè cerca comunque commercialmente di invogliare i clienti, perché abbiamo raggiunto un livello talmente elevato, sia di qualità della rete, sia del 5G in arrivo, sia di quantità di giga e tutto, che è difficile poi il prossimo passo, ovviamente non sono più i 200 giga, 250 a 999, ma saranno i 300, 350 giga a 999, quindi se salirà, perché anche i consumi di internet saliranno, perché le dimensioni dei file saliranno e tutto salirà, e quindi piano piano anche il numero di giga salirà per poter entrare sempre nella nuova dimensione, no, del momento, man mano che gli anni vanno avanti, man mano che la tecnologia progredisce, bisogna avere tot tariffe con tot impostazione. Però per quello che adesso è Verimobile, Verimobile dice: io con questo raddoppio rinvoglio i clienti e commercialmente sono sul pezzo, e secondo me è una buona operazione. Anche gli altri, Ilia della 200 giga, poi torna a 180 giga, poi qualcuno fa la 200 giga, poi torna a 100, anche con voce, fanno giustamente, hanno la tariffa, ogni tanto la alzano con uno, perché rimangono sempre sul loro format, cioè sono le tariffe soddisfacenti, sono le tariffe che attualmente vanno bene, danno tantissimi giga, i clienti comunque riescono a starci dentro bene, minuti, SMS, tantissimi giga per quello che è il momento, e quando il momento richiederà di più, allora ecco che lì subentreranno tariffe con più giga ancora, e ci sarà un ulteriore balzo, uno scalino più in su. Questo è quello che mi aspetto in futuro, cioè uno scalino in più su delle tariffe nel momento che servirà a fare questo passo. Quindi, poi alcuni mi chiedono ovviamente quanti giga consumo se guardo lo streaming. Mi sono date parecchie richieste ultimamente, specialmente negli ultimi 2 mesi, che mi chiedono questa cosa sui consumi, diciamo, dei giga in base a quello che utilizziamo. Ovviamente il consumo più alto, ragazzi, di giga è lo streaming. Lo streaming up and download, ovviamente, è quello che consuma di più. Ok, quindi streaming di Netflix, insomma, di piattaforme in Full HD o in 4K è quello che consuma di più. Video su YouTube, se in risoluzione HD o Full HD o 4K consumano 360p, 480p, secondo me già consumi meno e vedi abbastanza bene, soprattutto se lo schermo non è grande, quindi puoi diminuire un po' i consumi. Le mail, la navigazione consuma poco, la messaggistica consuma poco, YouTube non consuma poi tantissimo. Diciamo che dove va a spremerci la tariffa del mese, dove andiamo a perdere i giga del mese, a consumare di più nelle operazioni, diciamo, di download di grossi file, che possono essere file per il lavoro, gaming, oppure giochi anche con tantissimi giga, 30, 40, 100 giga, oppure lo streaming in Full HD dovrebbe essere circa 2 giga per ora. Uno streaming in 4K è 4 giga per un'ora, però attenzione, perché conta anche la dimensione dello schermo, cioè che più è grande, più ovviamente i file che vengono scaricati richiedono più risorse, perché deve andare a coprire sicuramente uno spazio di uno schermo più grande, quindi la prospettiva, a mio modo di vedere, più è grande, più download di dati, perché se uno schermo è da 60 e uno da 40 c'è un po' di differenza anche lì, se Full HD consuma meno, se 4K consuma meno, se 40 pollici consuma in un modo, se 60, 55 pollici ovviamente richiederà più spazio di download, ma più o meno il consumo è 2 giga per il Full HD un'ora, Full HD, l'HD consuma 1 giga circa all'ora, e il 4K siamo sui 4 giga, 3 giga, 3 giga all'ora. Quindi in quel caso lo streaming porta via abbastanza risorse. Quello che porta via di più insieme ai file di download di grandi dimensioni è quello.
Il resto è sufficiente, diciamo, sono sufficienti meno giga, anche 50, 100 giga al mese per gestire tranquillamente il resto. Le chiamate WhatsApp, le chiamate Telegram è come un video di YouTube in bassa risoluzione, quindi non un streaming, anche le videochiamate più o meno, anche le videochiamate con un consumo ma non eccessivo, quindi rimaniamo sempre, ci sono due fasce, no? La fascia più ampia, che è quella che consuma meno, e quei 2-3 che vi ho detto, che sono quelle che ti tirano via il 60-70%, diciamo, dei gigabyte della tariffa. Quelli sono i consumi. Quindi, ovviamente, ad esempio, i 1000 giga di Verimobile fanno comodo, ecco, sicuramente sono promossi, ma sono promosse anche le altre tariffe. L'operazione del per 2 a me piace molto. Cosa mi aspetto? Mi aspetto nuove tariffe. Novità, più giga, lo scalino dai 200 a passare ai 300 fissi a 9,99, e che tutti gli operatori piano piano, quando ne parte uno, poi tutti implementeranno tariffe nuove. Quindi state attenti, perché sta per iniziare il periodo, andremo verso, fa già freddo qua praticamente, quindi vedo già neve in giro, 10 gradi di sera, siamo già in autunno. Arriverà il periodo, ovviamente Black Friday, insomma il periodo invernale, soprattutto la prima parte, quella poi delle feste, dove ci saranno un sacco di tariffe nuove, promozioni e sconti. Quindi a breve partirà la bagarre, partirà un nuovo scalino, secondo me, entro il prossimo anno, dei più giga, perché comunque vedo che i consumi sono elevati, quindi anche le compagnie, gli operatori mobili stanno per capire il momento, che è il momento di ampliare anche il numero di giga, anche se qua un anno e mezzo che abbiamo questi pacchetti tra i 200 e 300 giga, dai 7,99 ai 9,99, secondo me ci sposteremo dai 300 ai 400 nel giro di un annetto. Con poi delle formule flash, il solito discorso, insomma, il 5G che verrà implementato da altri, anche agli altri operatori virtuali che non ce l'hanno. Ragazzi, grazie come sempre, un saluto, forza, ciao!